Buon pomeriggio a tutti, iniziamo questa diretta Instagram da Tipotech Italiana, il luogo dove siamo. Sono Sandro, sono uno dei collaboratori di Tipotech Italiana. Se ci state seguendo su Instagram evidentemente ci conoscete. Nel caso non fosse così, io direi che brevissimamente Tipotech è una fondazione privata, siamo fisicamente nel Veneto, in provincia di Treviso, in una cittadina chiamata Cornuda. Vi dico subito che oggi non ci sarà modo di fare la visita completa di Tipotech, ed è il motivo per cui ci siamo inventati queste pillole di storia, di documenti legati alla storia della tipografia che conserviamo in Tipotech e che ci permettono proprio di raccontare il mondo del carattere, il mondo della stampa. Alle mie spalle vedete c'è una bellissima immagine che racconta subito al visitatore che entra nell'atrio del museo qual è l'impatto della tipografia di una volta. E in fondo questo è il mondo cui noi ci stiamo, con il quale ci stiamo confrontando e ci stiamo dialogando. Allora, vi prego, venite da questa parte e andiamo a visitare il primo capitolo della nostra visita. Eccoci qui, siamo davanti, io sono vicino a un torchio tipografico, ed è il primo capitolo di questa visita che abbiamo pensato di condividere con voi. Spero che la qualità delle immagini sia sufficientemente visibile per permettervi appunto di leggere queste macchine e la loro bellezza. Cos'è un torchio tipografico? Beh, in sostanza è la macchina, la prima macchina utilizzata per la stampa. L'esemplare che vedete qui è un torchio prodotto a Monza da Magnoni e Figli, questo è il nome del costruttore di questo torchio. Però il torchio che abbiamo qui, questo esemplare, è già un torchio, diciamo, evoluto rispetto ai primi torchi della tradizione della stampa tipografica. Perché evoluto? Perché è un torchio in metallo, in ghisa per la precisione. Quindi possiamo dire che a partire dalla fine del Settecento, proprio ai primissimi anni dell'Ottocento, i torchi non erano più realizzati in legno, ma venivano realizzati in una fusione di ghisa, quindi molto più solidi e soprattutto molto più efficienti dal punto di vista della stampa. Ricordiamoci che nei termini odierni un torchio sarebbe quello l'equivalente della stampante, però il termine stampante proprio non esisteva nelle stamperie di una volta. Si parlava proprio di pressa o di torchio tipografico. Perché è necessario diciamo, l'aggettivo tipografico? Proprio per non confonderlo con altri torchi che si utilizzavano un tempo. Ad esempio, il torchio era utilizzato nel mondo agricolo della coltivazione della vite per spremere l'uva, oppure i torchi venivano utilizzati anche in altri ambiti dell'agricoltura. Il torchio che vedete qui è un bellissimo esemplare, anche maestoso, vedete anche la bellezza dei decori, questi sono dei grifoni, i grifoni erano proprio il simbolo degli stampatori, di chi usava e dei fonditori e dei tipografi, quindi persone che avevano a che fare con il fuoco, ecco perché il grifone è uno degli per la fusione era necessario proprio scaldare. E noi possiamo ammirare oggi questi straordinari decori su una macchina del lavoro. E vedete che la macchina è abbastanza semplice, anche se in realtà richiede una preparazione. Solitamente chi lavorava al torchio in realtà erano due persone, la persona che era responsabile dell'inchiostrazione e il vero e proprio torcogliere. Per spiegarla in maniera molto semplice, guardate che con queste pillole di racconti della tipoteca non abbiamo la pretesa di esaurire gli argomenti, perché ci sarebbe da raccontare così tante cose in così poco tempo che è davvero, sarebbe uno sforzo titanico. Il torchio è una pressa e in sostanza che cosa premeva? Beh, premeva il foglio di carta sopra la forma della pagina che io andavo a stampare. Ecco, per esempio qui noi abbiamo, potete capire che chiaramente è una copia digitale, una riproduzione del libro che ha dato il via nel mondo occidentale della storia della stampa a caratteri mobili. Mi sembra giusto fare una precisazione. Gutenberg, Johann Gutenberg, un tedesco di Magonza, siamo nel nord della Germania, è stato il primo occidentale accreditato per quanto riguarda l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Però viviamo in un mondo ormai globale ed è riconosciuto, ed è anche giusto dirlo, che già
una settantina d'anni prima in Corea del Sud già si stampavano libri da caratteri mobili di metallo e ancor prima in Cina da caratteri di legno. Quindi l'invenzione della stampa, possiamo dire, appartiene di diritto all'umanità ed è una storia, ed è un episodio che ogni nazione in ogni angolo del mondo ha poi raggiunto. Noi viviamo in questo mondo occidentale, pertanto Gutenberg è il nome che affiora negli archivi della storia e della memoria. Tornando alla nostra macchina, abbiamo una composizione tipografica. L'ultima parte di questa chiacchierata con voi oggi ci porterà proprio nella sala a vedere gli strumenti della composizione. Ovviamente i caratteri mobili, nel momento in cui si stampa, devono essere chiusi in una forma, e questa è la forma tipografica. Per la stampa erano richiesti, diciamo, essenzialmente quattro elementi: la forma tipografica, cioè la mia matrice di stampa, l'inchiostro, il supporto, il foglio di carta, e precisiamo subito che ai tempi di Gutenberg la carta esisteva in Europa, anche se, diciamo, era una invenzione relativamente moderna, in quanto se pensiamo ai monaci amanuensi che scrivevano negli scriptoria, il supporto di scrittura era la pergamena, quindi non la carta ma la pelle di animali. Ebbene, quindi la forma tipografica, l'inchiostro, la carta e la pressa necessaria per premere il foglio di carta sulla mia forma tipografica. Noi abbiamo qui un rullo con un doppio manico. Ai tempi di Gutenberg non si utilizzava un rullo, ma si utilizzava un tampone o un mazzuolo, come si diceva. Comunque era uno strumento che mi permetteva di inchiostrare la forma della da stampare. Poi prendevamo la foglia, il foglio di carta, e il foglio veniva, adesso per ragioni di tempo io lo appoggio direttamente nel torchio, bisognerebbe fissarlo a questa parte della macchina chiamata timpano, e poi si deve chiudere il timpano. In questo modo diciamo che il foglio di carta è pronto per essere impresso. Infatti facciamo caso alle parole dell'italiano, imprimere e pressa. Entrambe hanno la stessa radice legata al verbo della pressione, e quindi di quella forza che deve esercitare per far sì che la carta riceva l'inchiostro della forma. Chiudo, anzi porto il letto col piano della forma sotto quest'altra parte della macchina che si chiama platina. E la bellezza di questo torchio, ed è qui l'evoluzione, diciamo, di fine Settecento, di prima Ottocento, che con un unico movimento, un unico tiro della leva, io posso prendere la mia forma tipografica, quindi ottengo una stampa. Dobbiamo riconoscere che questa è la macchina evoluta proprio perché questo meccanismo consente un unico tiro della leva e una pressione quindi ideale del foglio. Se facciamo un salto nel passato, ai tempi di Gutenberg, ci sono anche delle ricostruzioni che si possono vedere in rete sui canali YouTube. Il torchio era di legno e il piano di pressione non era così potente da poter permettere un unico tiro della leva, bisognava abbassare le vite senza fine, e si stampavano quindi in due volte la doppia pagina. Quello che è importante comunque capire che io, ed è questo il vantaggio della tipografia rispetto alla scrittura a mano, dal momento che ho una forma, questa forma inchiostrata viene trasferita, diciamo, grazie all'inchiostro, proprio sul mio foglio di carta. Ecco, il foglio che vedete qui, per ragioni di tempo, l'abbiamo già stampato in precedenza. E vedete che la bellezza proprio della stampa tipografica è questa nerezza che dà forza proprio al carattere. Apro una piccola parentesi e vi dico subito che i testi che vedete qui stampati sono stati composti a mano da noi con il carattere bembo. Il carattere bembo è un carattere che nel suo disegno è pienamente rinascimentale, perché è proprio ispirato e copiato dai tipi di Aldo Manuzio veneziani. Si chiama bembo proprio perché utilizzato la prima volta per la stampa del De Etna di Pietro Bembo. Il bembo come carattere è un revival, cioè una revisione, una riproposta dagli anni 20 della compagnia inglese Monotype, che ha realizzato le matrici per la fusione di questo carattere.
Quello che noi possiamo apprezzare proprio dalla stampa tipografica è che è una stampa dedicata al testo. Non dimentichiamo che in generale proprio il termine tipografia intende, con il termine tipografia noi intendiamo il design per la lettura. Quindi vuol dire che l'ingegno umano, tutta la capacità e anche, io direi, quella creatività viene finalizzata alla funzione principale dei caratteri perché siano leggibili. E credo che questa sia una lezione da tenere a mente, soprattutto oggi, perché noi abbiamo una versatilità e una facilità nell'uso di caratteri digitali che a volte trascuriamo proprio quel dato fondamentale che è la leggibilità, che è un requisito fondamentale del carattere nel suo insieme e a maggior ragione dei caratteri che sono all'interno di un libro. Quindi per tornare al nostro Tokyo, ovviamente l'operazione dell'inchiostrazione veniva eseguita per ogni foglio che noi andiamo a stampare. Ecco, è una macchina di indubbio fascino, ma che ha davvero agevolato la possibilità di fare copie. Dovete considerare che quando noi parliamo nel mondo occidentale della nascita e dell'invenzione della stampa a caratteri mobili, i primi torchi erano in legno, quindi macchine tutto sommato efficaci, sì, però piuttosto lenti. Eppure si calcola che due operai al torchio potevano produrre all'incirca una produzione media dagli 80 ai 100 fogli. Attenti che quando noi parliamo di fogli in tipografia non ci riferiamo al formato A4 delle nostre stampanti, ma parliamo proprio di un formato utile affinché io possa poi piegare la carta e determinare il mio formato del libro. Solitamente un foglio di carta piegato una volta sola costituisce il cosiddetto formato in foglio. Io prendo un foglio di carta, potete provare anche voi a casa, anche il vostro A4, se lo piegate al centro ottenete quattro facciate, perché, altro dato da tenere bene a mente, nei libri la carta è stampata sul fronte e sul retro. Tecnicamente chi si occupa di bibliografia e di studi di biblioteca si parla di recto e verso, sono due termini in latini che intendono il fronte e il retro della foglia. Nel mondo gergale della tipografia si parla di bianca e volta, perché ovviamente io devo girare il foglio. Ovviamente l'argomento che stiamo trattando, che è quello dei torchi tipografici, mi invita a far presente che questa tipologia di torchio viene definita in una maniera ben precisa, perché copia un modello inglese che è stato che si chiamava Albion. Questo torchio è un torchio tipo Albion. Qui in tipoteca noi conserviamo altre tipologie di torchi. Oggi il tempo a disposizione non ci permette di fare e di passare in rassegna ogni singola postazione, però diciamo, le famiglie più importanti dei tipologie di torchio sono il torchio Stanhope, il torchio Albion e poi altre tipologie di torchi che sono stati utilizzati. Torno a ripetere che questi torchi venivano prodotti a partire dai primi anni dell'Ottocento. Tuttavia, se noi varcavamo le soglie di una stamperia anche negli anni 40, anche negli anni 50 e anche negli anni 60 dei secoli scorsi, questa macchina continuava ad essere presente nei luoghi dedicati alla stampa, proprio perché è una macchina di una grandissima utilità e anche continuità. Possiamo pensare proprio alla longevità proprio dello strumento della tipografia. Se torniamo indietro negli anni, nei decenni, nei primi secoli di stampa, era facile che un torchio potesse rimanere in attività per decine e decine di anni, anzi si tramandava proprio di generazione in generazione. Quindi quando noi parliamo di tipografia e di stampa, solitamente viene spontaneo ad associare questo mondo proprio a questa macchina che è il torchio tipografico. Vi invito magari a prendere contatto con qualche libro un po' più datato, non so se qualcuno di voi ha la fortuna di averlo in casa, ma solitamente se andiamo a vedere alla fine del libro non c'è scritto finito di stampare, ma era scritto solitamente impresso coi tipi, proprio perché la macchina che si utilizzava era una pressa. Ecco, noi come abbiamo strutturato questa chiacchierata oggi, stiamo pensando a delle piccole, diciamo, isole di argomenti, proprio per non annoiarvi, cercando di farvi gustare di più tutte le possibilità di racconti che abbiamo in tipoteca. Quindi il primo argomento di questo giorno è proprio, io direi anche in onore alla macchina, è proprio il torchio tipografico. Vi posso anche anticipare già che il torchio tipografico oggi
è ancora utilizzato da persone che amano la stampa anche d'arte. Perché una persona sceglie di utilizzare questa macchina? Beh, sicuramente dobbiamo immaginare il fatto che intanto è una macchina che l'uomo domina, cioè la macchina fa quello che decide la persona, il compositore, il tipografo. E in secondo luogo, il motivo per cui persone ancora scelgono di stampare con questa tecnica di stampa, da un punto di vista proprio della terminologia in italiano dovremmo dire tipo impressione, anche se ormai ha preso molto piede un termine inglese che si chiama letterpress, cioè la pressione delle lettere. E letterpress è proprio, indica una tecnica che è quella della stampa a partire dai caratteri mobili. Le persone oggi che si dilettano ancora con la tipografia e con questi strumenti scelgono in modo particolare il torchio per avere appunto un controllo molto raffinato e manuale di tutte le operazioni di stampa. Bene, io direi che se qualcuno di voi avesse in mente una domanda, magari più di qualcuna, potremmo anche tentare di rispondere, anche se questa diretta Instagram non mi permette di guardare lo schermo, ma devo dire che noi riusciamo ad andare in onda oggi anche grazie alla collaborazione di Anna Paola, che è dietro alla macchina di ripresa, e vi confesso che la macchina di ripresa è un telefonino, cioè svegliamo tutti in retroscena della nostra tecnologia. Ma è proprio perché volevamo condividere e cercare con il pubblico questo contatto che, ve lo diciamo proprio con affetto, ci manca, perché Tipoteca, come sapete, è chiusa al pubblico per le ragioni che non stiamo qui ad elencare, e siamo chiusi in questa seconda tornata dal 5 novembre, quindi è passato un bel po' di tempo, abbiamo fatto in tempo anche di aggiornare un nuovo anno, quindi siamo passati dal 2020 al 2021. Noi abbiamo la speranza di voltare come tutti voi pagina, di tornare a fare le cose in presenza, però credo che sia giusto e utile anche mantenere vivo con il nostro pubblico e con il pubblico che si sarà unito a noi oggi in tutta Italia o da dovunque ci guardano. Io direi che possiamo adesso, approfittando di una breve passeggiata nella sala di Tipoteca che si trova al pian terreno, e ci portiamo nella seconda postazione. Questa sala al pian terreno è dedicata un po' alle macchine per la fusione dei caratteri. E diciamo che adesso noi dobbiamo passare un po' di fretta, ci scusiamo, anzi, se qualcuno sarebbe curioso di seguire altre, avere altre delucidazioni su queste macchine, ma diciamo che è proprio anche lo spirito di queste puntate. Stiamo salendo al primo piano, l'edificio all'interno di cui noi ci troviamo era una vecchia cappella oratorio, perché Tipoteca si trova all'interno di un antico canapificio, cioè di un luogo dove si lavorava la canapa, e è stato fondato verso gli anni 80 dell'Ottocento ed è rimasto in attività fino agli anni 60. Quindi, ripeto, noi ci troviamo nell'abitato di Cornuda, in provincia di Treviso, eppure di fronte a noi c'è un altro paese che si chiama Procento del Montello, e da qui nascono alcune confusioni su dove siamo. Noi siamo a Cornuda. Adesso entriamo in una saletta che abbiamo dedicato proprio ai caratteri di legno, e questa saletta è dedicata a un tipografo locale chiamato Luigi Melchiorri. Vi faccio vedere chi è Luigi Melchiorri, prego. Luigi Melchiorri è questo signore che vedete con bellissimi baffi e pizzetto, con sottobraccio la tromba, ed era originario di una cittadina qui vicina che si chiama Crespano Veneto, meglio, si chiamava Crespano Veneto, perché Crespano è proprio ai piedi del Monte Grappa, e sapete che il Monte Grappa è stato teatro di sanguinose lotte, di sanguinose battaglie durante nel corso della Prima Guerra Mondiale. Quindi tutti i comuni, tutti i paesi ai piedi del Grappa sono stati poi rinominati in onore ai caduti e anche a queste epiche battaglie svoltesi sulle Grappa con la desinenza del Grappa. Luigi Melchiorri era un tipografo, ma soprattutto si dilettava di disegno e di incisione. E quindi, diciamo che date questi suoi doti, i suoi talenti naturali, si era inventata la possibilità di incidere dei caratteri di legno. Allora, facciamo prima prendere proprio un carattere di legno e mostrarvelo.
prendo non a caso una lettera M proprio in onore di Luigi Melchiori, M come Melchiori. Vedete, i caratteri di legno sono soprattutto caratteri di dimensioni importanti, sono caratteri che noi definiamo caratteri da manifesto e si distinguono quindi dai caratteri di metallo. Quando noi diciamo metallo intendiamo quella lega tipografica formata da piombo, stagno e antimonio. Il legno che veniva utilizzato per il carattere solitamente in Italia era il legno di pero e in alternativa si usava anche il ciliegio. Questo dipende molto anche dalla disponibilità appunto di piante nella zona in cui operava soprattutto chi fabbricava i caratteri. E la particolarità di questo carattere nello specifico, vedete che è un carattere che non è mai stato inchiostrato, perché Luigi Melchiori a partire degli ultimi decenni dell'Ottocento si era ingegnato e si era messo in testa di realizzare caratteri per altri tipografi, quindi aveva in quello che si definisce tecnicamente una xilografia tipografica. A tal proposito vi dico che qualche anno fa Tipoteca ha dedicato, diciamo, una monografia sugli alfabeti di legno in cui si racconta anche della vicenda di Luigi Melchiori. Noi abbiamo qui all'interno di questa sala un archivio di materiali che erano di Luigi Melchiori. C'è una parte dedicata al carattere di legno più del novecentesco, mentre quest'altro lato era il carattere, diciamo, proprio di Luigi Melchiori. Luigi Melchiori, diciamo, operava in quegli anni a cavallo di fine 800 e dei primi 900, quindi chiaramente lo stile dei suoi caratteri risentiva di quelle che erano le correnti artistiche del tempo. Io direi subito l'Art Nouveau, o conosciuto anche come Liberty. Se noi guardiamo, per esempio, apro questa vetrina velocemente, se noi guardiamo questi caratteri, addirittura caratteri a due colori, il blu e il nero, cogliamo subito queste caratteristiche estetiche tipiche del Liberty. Mi piace puntualizzare che in questa copertina di un suo campionario, della premiata fabbrica caratteri e fregi in legno, c'è un esempio del materiale, cioè del frutto della pianta, il pero appunto, che donava il legno per la produzione di questi caratteri. Diciamo che uno strumento indispensabile per quella che è la produzione dei caratteri è questo marchingegno che vedete qui. Dobbiamo tentare di cogliere il fatto che quando noi parliamo della tipografia pre-computer, cioè della tipografia che viene così racchiusa da un aggettivo indicata analogica, si aveva a che fare con oggetti fisici, quindi i caratteri, che fossero di metallo o che fossero di legno, erano proprio dei pezzi che si tenevano in mano. Quindi, coerentemente, bisognava avere una strumentazione che permettesse la lavorazione di questi materiali. Ecco, questo è un pantografo che Luigi Melchiori si era andato a procurare in Svizzera. Gli svizzeri sono tra i primi in Europa a produrre caratteri di legno. Dopo vi dico perché abbiamo questo passaggio dal metallo, del piombo, dei testi al legno e soprattutto da chi è stata data questa spinta. Però questo strumento non è altro che una fresa, cioè qui una punta di una fresa, che però viene, diciamo, che segue in maniera molto rigorosa un modello che viene chiamato Dima, che potrebbe essere uno dei caratteri già in precedenza. Ma il vantaggio del pantografo è che posso ridurre o rimpicciolire in proporzione la grandezza della lettera che sto incidendo. Ed è questo, diciamo, un indubbio vantaggio per chi produceva caratteri, perché a partire da un unico modello potevo fare dei caratteri più piccoli o dei caratteri più grandi. Vedete qui alle pareti abbiamo anche degli esempi di utilizzo di questi caratteri. Se noi andiamo a vedere la data che c'è a firma di questo avviso della città di Asolo, noi siamo a 10 km dalla città di Asolo, leggiamo 1895 e voi vedete proprio la finalità dei caratteri di legno, cioè di creare, di comporre delle forme che in qualche modo fossero anche più accattivanti, che catturassero l'attenzione del pubblico. Qui, diciamo, nella composizione di questo manifesto c'è un utilizzo di un fregio, che è un altro elemento di decorazione in uso soprattutto in quei tempi, e poi vediamo l'utilizzo di due colori e soprattutto di diversi stili di carattere.
Qui noi chiamiamo molto familiarmente questo tipo di cratere Western, in realtà si chiama French Antique, quindi in America lo chiamano French Antique, noi lo chiamiamo Western. Come vedete, quando si tratta di dare i nomi ai crateri, ovviamente si scontrano delle visioni diverse. E la bellezza appunto dei crateri di legno è da riuscire a catturare subito, data la loro mole, la loro dimensione, l'interesse del lettore e del passante, perché in realtà, pensiamoci, oggi andremo a fare un manifesto per dire che c'è la festa, non so, o l'arrivo in città di un cantante. Ormai abbiamo siti internet, faremo l'evento su Facebook, quindi anche il manifesto, ahimè, è destinato un po' a sparire dal nostro paesaggio urbano. A memoria mia, gli unici che fanno ancora manifesti sono i supermercati quando devono annunciare degli sconti speciali, oppure per qualche raro concerto, ma ovviamente mi sto riferendo a un mondo precedente a quello che ci è capitato, quindi nella situazione attuale non abbiamo muri o pareti rivestiti di questi festosi manifesti. Ecco, attraverso il manifesto noi raccontiamo anche una società, questo è quello che è molto importante. Quindi i caratteri di legno, da un punto di vista del loro disegno, diciamo che hanno uno spirito un po' più popolare, più vernacolare sarebbe la parola in uso proprio. E vi faccio vedere anche delle composizioni sempre con i caratteri di Luigi Melchiorri, che ripeto è stato, da quello che ci risulta, la terza manifattura in Italia di caratteri di legno. I primi italiani a produrre caratteri è stato Francesco Salvati nella città di Foligno, e parliamo del 1855. Attenti alle date, stiamo parlando dell'Ottocento, quindi c'è già stata la rivoluzione industriale. E la rivoluzione industriale non ha fatto altro che mettere in moto delle energie nuove, perché i prodotti si realizzavano e si dovevano soprattutto vendere. Quindi, in maniera molto semplice, scusate se oggi cerchiamo di semplificare, non vogliamo essere dotti in materia di design tipografico, però in maniera molto semplice e direi rilassata possiamo dire che un po' il carattere di legno era un carattere display. Questa parola inglese che si trova ancora oggi nelle classificazioni dei caratteri, era un carattere che si metteva in mostra, che si esibiva, quindi era un carattere di fantasia molto, diciamo, elaborato, e queste fantasie, queste elaborazioni seguivano i gusti del tempo. Per esempio, noi abbiamo scelto di realizzare delle tende sfruttando proprio dei manifesti. Questo è per esempio un bellissimo manifesto che i cinematografi a Milano negli anni 20, vedete la data del programma, stampavano. Allora, noi ultimamente siamo allenati con Netflix, piattaforme streaming, con Prime Video, Sky e la televisione. Dovete immaginare un tempo in cui non c'era la televisione, non c'era internet, non c'erano i telefonini, e io dovevo far sapere al pubblico che il giorno 15 aprile 22 c'era un programma di, per esempio, Il Pirata dell'Aria, dramma di avventure in quattro parti, e insieme con tanti altri sale cinematografiche, sicuramente erano più numerose a quel tempo, i titolari si preoccupavano ed erano impegnati con un tipografo a fare le reclame, la pubblicità dei film in programma, e capitava che dovessero farne 4 manifesti alla settimana, proprio per poter mantenere viva la notizia e l'attenzione su quelli che erano i prossimi programmi. Quindi immaginate di camminare oggi in qualsiasi città italiana e di vedere uno di questi manifesti appesi. Sarebbe davvero un effetto distopico, perché ci chiederemo in quale era, in quale epoca siamo. Adesso io vorrei invitare la mia operatrice di precedermi, e per portarci nella terza sala che visitiamo oggi facciamo una passeggiata in tipoteca. Ne approfittiamo anche di scendere attraverso la rampa che conduce al salone principale del museo, quindi voi in diretta state un po' vivendo la camminata all'interno del museo.
Questo è il salone delle macchine, possiamo anche fermarci un istante per vedere proprio le macchine che sono disposte in bell'ordine, la stampa tipografica. E in questa sala noi abbiamo dato anche spazio a degli archivi, cioè a delle strutture. Vedete adesso in questi cassetti è il nostro archivio di caratteri di legno. Ognuno di questi cassetti contiene caratteri di legno che sono stati raccolti a partire dall'anno di fondazione del Tipoteca, dal 1995. Abbiamo contattato tutte le tipografie in Italia. Ne approfitto appunto per precisare che Tipoteca è una fondazione privata che è stata voluta da una famiglia di tipografi, dai fratelli Antiga. I fratelli negli anni 90 si avevano preso consapevolezza del fatto che questo materiale veniva buttato. Pertanto si sono preoccupati di in qualche modo salvare la memoria proprio dei ferri del mestiere della tipografia. E per esempio qui abbiamo un bellissimo pannello che noi chiamiamo tipi di tutti i tipi, che è un riassunto dei caratteri di legno. Vedete subito la varietà di colori, di forme e anche di dimensioni. Questa W è straordinaria come dimensione. Quindi passiamo da corpi molto, diciamo, normali, piccoli. Qui abbiamo 48 punti e arriviamo a delle misure straordinarie proprio per la stampa di manifesti, perché questo era, diciamo, l'utilizzo dei caratteri di legno. Guardate che ci sarebbero moltissimi discorsi, molti racconti da fare proprio su come vengono oggi utilizzati i caratteri di legno da giovani designer, giovani grafici che sono affascinati da questo mondo delle lettere. Ma avete notato che le lettere sono tutte rovesce, sono tutte a specchio, perché questo è un altro, diciamo, aspetto fondamentale della tipografia a caratteri mobili. Le lettere non sono intagliate, in questo caso nel legno, offuse, dritte come nel verso di lettura, ma sono tutte specchiate, proprio perché noi abbiamo la necessità, quando noi pressiamo il foglio, il foglio di carta si gira. Beh, andiamo nell'ultima postazione e cerchiamo di vedere da vicino cosa poteva succedere. Vi dico che io sono, do un'occhiata all'orologio e vedo che sono le 15:30, perché non ho proprio un senso dei tempi, quindi vi scuso se sto andando di corsa. Noi abbiamo detto, preannunciando questa visita, un'ora in Tipoteca, magari saranno 55 minuti, 50, non lo so. Se dopo c'è spazio per qualche domanda, ben volentieri cerco di rispondere. Il problema è che, spero che voi immaginiate cosa sta capitando, di fronte a me una persona che gentilmente sta registrando e sta mandando in diretta questa nostra chiacchierata, però io non ho modo di vedere né le domande che appaiono sullo schermo né altri movimenti. Quindi non preoccupiamoci, io procedo per la mia strada. Ecco, noi siamo adesso in un'altra sala di Tipoteca, che è il laboratorio che noi chiamiamo didattico. In realtà qui si insegnano tante cose, nel senso che nel periodo, diciamo, dell'anno scolastico, solitamente, non parliamo di quest'anno, noi accoglievamo ogni mattina ragazzi dalle scuole, io direi del Triveneto. Sostanzialmente noi avevamo il piacere di ospitare circa 10.000 ragazzi all'anno, che indubbiamente erano dei numeri importanti, e eravamo molto lusingati nel poter un po' trasmettere la conoscenza di questo mondo. Perché ci sta a cuore raccontare la tipografia soprattutto ai ragazzi? Apro una brevissima parentesi. Tutti noi oggi usiamo caratteri digitali, vengono chiamati font. L'origine della parola font vuol dire fusione, cioè deriva da una fusione. E in realtà quello che si fondeva realmente, prendo una lettera a caso, la prendo la T di Tipoteca, è proprio il carattere di piombo. Io non a caso ho preso la T per tipografia, per Tipoteca, e non a caso ho scelto questo carattere, che è un carattere italiano, si chiama Bodoni. Bodoni era un tipografo. Il signor Bodoni era un signor tipografo, cioè uno dei più conosciuti in tutto il mondo aristocratico dei primi dell'Ottocento, e Giambattista Bodoni, diciamo, lega soprattutto la sua fama di tipografo alla città di Parma.
Quindi sapete tutti dove si trova Parma e sapete, o forse non sapete, che a Parma c'è il Museo Bodoniano, dedicato proprio a raccontare e a esibire la bellezza della tipografia bodoniana. Noi abbiamo, in questo momento, io sono di fronte a uno dei, io direi, lo strumento principale del tipografo per la composizione a mano, cioè la cassa tipografica. Se vi lascio spazio per poterla un po' vedere, la cassa ha una struttura in legno con tanti divisori, perché dobbiamo tenere separate tutte le lettere. Vi dico subito, se c'è qualche tipografo che ci sta guardando, la riconoscerà subito. Questa cassa viene chiamata cassa Rossi. Ecco, noi abbiamo realizzato delle mappe di come andavano disposte le casse. Detto in maniera molto, diciamo, veloce e sintetica, possiamo dire che la cassa è come se fosse divisa in due parti. In verità questa divisione, quando parliamo degli anni 600 o 700 della tipografia, erano realmente due casse, e nel mondo anglosassone venivano identificate come lower case, cioè la cassa bassa, e la upper case, la cassa alta. Nella cassa bassa si tenevano le lettere minuscole, nella cassa alta si tenevano le lettere maiuscole e, diciamo, i segni meno frequenti. Allora, secondo me è abbastanza interessante notare questo aspetto. Noi, quando acquistiamo oggi un computer, generalmente la tastiera è pressoché universale. È vero che un computer italiano ha, per esempio, delle vocali con gli accenti, cose che in una tastiera americana o anglosassone non troverete mai. Però diciamo che sostanzialmente, quando noi ci sediamo davanti a una tastiera, abbiamo una certa familiarità con la disposizione delle lettere. La cosa incredibile per quanto riguarda le casse tipografiche è che ogni lingua, quindi ogni paese, aveva una propria cassa. E siccome noi italiani siamo, diciamo, un po' più fantasiosi del resto del mondo, non ci accontentiamo di una cassa, ma ne avremo svariate tipi. Che mi vengano in mente, questa è la cassa Rossi, ma c'è la cassa italiana, c'è la cassa veneta, la cassa napoletana, la cassa piemontese, e insomma, come sapete, anche le casse tipografiche raccontano il nostro forte e spiccato senso della regionalità in Italia. Che cosa è importante dire della cassa? Vi faccio notare che solitamente sulla maniglia della cassa è indicato un numero. E se noi invito la mia gentile assistente a guardare i numeri che si leggono su questa cassa: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24. Il cassetto mancante è proprio quello che io ho tirato fuori e appoggiato su questo tavolo. 36, 24, 18, 10, che cosa sono? Sono i punti tipografici. Quindi ogni carattere, e questo vale anche per i caratteri digitali, hanno una misura. Questa misura nei caratteri di metallo è la, diciamo, il corpo del carattere. Questo è un carattere, quindi Bodoni, tondo, non è corsivo, 36 punti. Come ci si fa a capire in questo mondo di punti? Ecco, uno degli strumenti importanti che sempre chi componeva aveva a portata di mano era proprio questo righello, che si chiama tipometro. Vedete che nella linea inferiore ci sono i centimetri, ma questo nel mondo della tipografia e della stamperia non interessa in modo particolare. Ben più importante è quest'altra scala, che è la scala, appunto, dei punti. Per vostra informazione, e spero che mi seguiate e non cominciate a perdervi d'animo, un punto tipografico corrisponde circa a 0,3 e rotti millimetri. Quindi è un'infinità, una misura davvero sottilissima. Io mi ero preparato qui un'interlinea, e questo spessore sottilissimo è proprio lo spessore di un punto. Quindi vedete proprio, diciamo, due foglietti di carta, tanto per capirci. La somma di 12 punti costituiscono un cicero. Questa è la definizione che si darebbe in Europa, meglio nei paesi come Italia, Francia, Germania. Nei paesi anglosassoni lo chiamano pica, però voi sapete che ogni mestiere ha il suo gergo, e in Italia 12 punti uguale una riga. Quindi io, se ho questo carattere da 36 punti, potrei anche chiamarlo un carattere da 3 righe. Solo che, l'abbiamo detto prima, i caratteri di metallo sono corpi piccoli, sono corpi da testo. Quindi, solitamente, i caratteri
per la composizione a mano in metallo vengono designati con la loro grandezza, la loro dimensione in punti. I caratteri di legno, era più complicato dire un carattere da 144 punti, meglio dire 12 righe, proprio perché, ripeto, una riga uguale 12 punti. Se ci avviciniamo a questo piano che si chiama vantaggio, dove si appoggiavano le composizioni, dobbiamo pensare ad una cosa. Allora, il carattere sta in cassa. Io ho tante caselle dove ho tante vocali, tante A, B, tante C, ogni cosa sparsa e ordinata però in un modo coerente. Per esempio, vi faccio vedere che nella cassa in Italia la W se ne sta nelle estreme lande della periferia della cassa, proprio perché noi di parole italiane con la W, ahimè, non ne abbiamo. Eppure era rigoroso che all'interno di una cassa ci fossero tutti i segni dell'alfabeto. All'incirca questa cassa ha 140 scomparti. Come mai così tanti? Beh, dobbiamo considerare che abbiamo detto prima le lettere minuscole, qui per esempio abbiamo le E minuscole, mentre da quest'altra parte ho la E maiuscola. Quindi io tengo separato le maiuscole dalle minuscole. Ma le lettere in Italia, oltre che essere minuscole e maiuscole, possono avere l'accento. Quindi abbiamo tutta una serie di caratteri mobili con l'accento. Ne prendo uno a caso. Questo è la E, terza persona singolare del verbo essere, quindi con l'accento grave. Però in italiano, se ci fate caso, ci sono anche le lettere con l'accento acuto. Quindi io devo avere il segno per ogni elemento all'interno della cassa. Vi faccio anche notare che oltre a lettere abbiamo anche i numeri, abbiamo la punteggiatura, l'asterisco, la parentesi. Ecco perché si moltiplicano le caselle all'interno di una cassa tipografica. E altra cosa fondamentale, all'interno della cassa devo avere gli spazi per separare le parole. Adesso vi faccio vedere in maniera molto semplice che cosa teneva in mano il tipografo. Questa specie di squadra che ha un elemento mobile. Questo è il compositoio. Il compositoio è, diciamo, lo strumento che si teneva per la composizione a mano e che permetteva appunto la composizione delle parole, delle righe e dei testi. Io adesso voglio, non abbiamo tempo per spiegare come funziona la composizione a mano, vi do soltanto questa notizia che l'apprendistato di un ragazzo che entrava a bottega in una stamperia, l'apprendistato durava 5 anni, quindi potete immaginare che non potremo esaurire per nulla questi argomenti. Questa è una dimensione, si chiama margine. Vedete che in una tipografia accanto alle casse con i caratteri ci sono sempre delle marginiere, appunto che è quell'insieme di elementi sempre in metallo che servono per chiudere la composizione all'interno di una forma. Prima di iniziare questa diretta io su questo piano avevo preparato, diciamo, una piccola esibizione, tanto perché vi rendiate conto che noi dobbiamo appunto relazionarci con un insieme di elementi di margine che hanno lunghezze e spessori diversi. Non è possibile, ripeto, in questa chiacchierata affrontare tutti e con dovizia di particolari tutti gli elementi. Basta soltanto che vi dica che questa è un margine di 50 righe. Quindi se avete voglia di fare due conti, fate 50 per 12 e vi viene fuori qual è la lunghezza in punti. E la cosa importante è che questo margine ha uno spessore di 4 righe. Voi capite che quando io devo comporre una forma, devo mettere insieme tanti pezzi. Allora, è inutile che io metta insieme 4 pezzi lunghi 50 da una riga, quando, per mia fortuna, ne ho uno solo, che è appunto largo 50 righe. E vedete che qui c'è proprio tutta una scala discendente di 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, per arrivare fino a 4 righe, che è un quadrato praticamente in questo caso. Gli stessi elementi li posso avere più sottili e sono da 2 righe in questo caso, sempre di lunghezza diversa. Quindi vedete che quell'apparato straordinario della marginiera sono tutti gli elementi che mi permettono di comporre. Vi faccio capire forse con un esempio più pratico. Io quando parlo di composizione a mano intendo proprio che
si devono prelevare ad uno i caratteri a mano. Prego, vediamo se riusciamo a farvi vedere che i caratteri hanno questa canaletta, si chiama tacca, e la tacca è di grande aiuto perché quando io posiziono il mio carattere mi permette di capire l'allineamento che sto dando. Vi anticipo subito la parola che vado a comporre, è ciao, proprio per salutarvi. Quindi prendo le lettere dalla cassa, le allineo, vedete che con il dito indice le tengo ferme sul mio compositorio e vogliamo metterci anche, un punto? Allora devo andare a prendere il punto nella cassa. Vediamo se riuscite a vedere adesso. Ciao con punto finale, va bene? E se osserviamo il carattere da questo lato, vediamo che trovo la continuità dell'attacco. Vuol dire che le lettere le sto mettendo dal verso giusto. Perché? Perché quando io ho in mano un blocchetto di metallo, posso metterlo sotto sopra, ma metterlo sotto sopra vorrebbe dire che nella stampa la lettera verrebbe girata sotto sopra. Io ho bisogno di una misura costante in base al mio formato della pagina e alla lunghezza delle righe che voglio tenere nella mia pagina. Quindi, per questo il compositorio ci permette di allungare o di stringere proprio la giustezza, perché così si chiama, la giustezza della riga di testo. Vedete che questi caratteri si muovono, si chiamano caratteri mobili, e ahimè, finché non si fermano. Allora, nella cassa io ho la presenza di altri elementi che mi permettono di... Adesso io... come vedete mi sono fatto ho preso quattro blocchettoni, questi si chiamano quadratoni, e c'è ancora però uno spazio minimo, vediamo se sono fortunato e ce l'ho in cassa, qui non mi sono preparato, ve lo dico subito, e cerco di comporre la riga. Bene, in questo modo io ho una giustezza, scusate che mi è sfuggito questa cosa, ho una giustezza che segue la mia... la mia misura del testo. Ovviamente voi capite che facendo queste cose in diretta e dovendo anche seguire il filo del pensiero mi è sfuggita di mano la situazione e ho fatto quello che tecnicamente si chiama baracca. Allora, poco male mi è successo con carattere corpo 36, immaginate se mi fosse successo con un carattere corpo 6. Anzi, voglio essere proprio preciso, prendo la parola ciao, sempre Bodoni corpo 6, qui dubito che riusciremo ad avere strumenti tecnici che ci permetteranno di leggere quello che sto per comporre, però vi garantisco che i quattro caratteri che sto prendendo in questo caso è ciao minuscolo corpo 6 Bodoni tondo. E voi dite, ma si doveva comporre anche col corpo 6? Certo, perché simpaticamente io dico, c'erano le assicurazioni anche una volta, bisognava leggere quindi tutta quella pappardella di norme e di regole. Ecco, questo è il corpo solitamente ritenuto il minimo da un punto di vista proprio della tipografia. Perché il corpo 6 solitamente è il più piccolo? Posso avere dei segni ancora più piccoli, però il fusto del carattere solitamente non è inferiore al 6, perché io non lo faccio adesso, ma se io esercitassi un po' di pressione questo fusto si spezzerebbe, quindi il carattere si romperebbe, proprio perché gli elementi, il metallo utilizzato in massima parte per la fusione è il piombo. Ricordiamoci che il piombo non è un metallo resistentissimo, motivo per cui si deve unire l'antimonio e lo stagno per renderlo un po' più resistente. Quindi rimetto a posto le mie letterine. Voi capite che quando si compone un testo, dopo averla stampato, ma noi oggi non vediamo la stampa, quando devo rimettere il carattere in cassa, non posso mettere le cose a caso. Devo rispettare e tornare a rimettere ogni singolo carattere esattamente nella casella giusta. Perché domani, quando un mio collega deve usare la stessa cassa, va automaticamente a prelevare le lettere da quello scomparto e deve trovarci la lettera giusta. Altrimenti avremo un testo ricco di refusi, parolina magica che voleva indicare proprio quando si mettevano i caratteri nel posto sbagliato.
Io vi voglio far vedere dopo, e qui si fermerà la nostra chiacchierata di oggi, che quando io compongo, qui io ho una riga di testo composta di carattere mobile, diciamo che questa riga rimane, vi leggo anche la data perché secondo me ormai è storia, 21 febbraio 2020. Questa è stata l'ultima visita scolastica che noi abbiamo avuto nel 2020 ed è rimasta in... nella forma di composizione. Vedete che tra gli strumenti della composizione ci sono anche questi elementi che si chiamano serraforme con la chiave serraforme. Quando io uso la chiave, questo serraforme si allarga, cioè quindi esercita una pressione. E i serraforme sono fondamentali perché una volta che io ho preparato la mia forma, io posso portare via la mia composizione e la vado a posizionare in macchina. Adesso vi faccio vedere soltanto posizionandola. Questa macchina è un tiraprove, ma non vorrei lasciarvi l'amaro in bocca, ma noi oggi non andiamo a raccontare il mondo della stampa, che è tutta un'altra, è la seconda parte, e magari ci riserviamo di raccontarla la volta successiva per far capire proprio cos'è l'inchiostrazione e cos'è la stampa. Però capite, la forma tipografica che viene chiusa da un telaio è importante per poter trasportare il carattere composto che viene proprio chiuso a regola d'arte e ci permette di andare a spasso per la tipografia. Vi faccio vedere il retro così capite che qua ci sono tutti gli elementi, questa è la riga di testo con tutti i caratteri che se io aprissi cadrebbero tutti sul piano della macchina. Quindi dovete capire che il lavoro della composizione è il lavoro, diciamo, soprattutto dedicato a creare la forma che poi va a determinare l'inchiostrazione della pagina e quindi anche l'estetica della pagina. In tipografia il compositore solitamente è una figura diversa dallo stampatore. Stiamo parlando ovviamente di tipografia di grandi dimensioni. Chi componeva era colui che preparava, quindi che allestiva la forma, e chi stampava era chi si preoccupava invece della stampa in macchina. Bene, io direi che ho quasi esaurito gli argomenti per oggi. Vi assicuro che potremo andare avanti per ore. E non so se c'è qualche domanda, forse ce n'è una, vediamo se posso rispondere. Sì, ci chiedono quanti torchi avete salvato negli anni. Ah, grazie di questa domanda. In realtà la collezione di Tipoteca è una collezione importante. Noi abbiamo circa nel nostro archivio macchine una quarantina di torchi tipografici, di varie misure, perché ce ne possono essere di più grandi e di più piccoli. Però tra, diciamo, la particolarità dei torchi presenti nella nostra collezione, siamo anche fortunati di avere un torchio che è stato prodotto a Palermo, che si chiama da una fonderia Orotea. Pensiamo e sappiamo che questa fonderia faceva capo alla famiglia De Fiorio, che quindi erano una famiglia molto, diciamo, imprenditoriale, posizionata all'interno del tessuto imprenditoriale della Sicilia. E c'è la famosa corsa automobilistica della Targa Fiorio, per esempio, che ancora evoca il passato e il presente glorioso di questa famiglia. E per esigenze che non sappiamo è stato realizzato un torchio a Palermo proprio tipografico, e questo torchio oggi, per ragioni di tempo, e anche dovremmo infilarci in una parte un po' più scura della sala, quindi la luce non permetterebbe proprio la piena visibilità. Purtroppo fuori c'è un cielo un po' uggioso perché la pioggia per fortuna ci ha lasciati. Quindi, per rispondere a questa domanda, abbiamo una quarantina di torchi e la cosa straordinaria è che tutti questi torchi sono stati restaurati e messi in funzione. E magari questa domanda mi dà anche l'occasione per ricordare che la persona che è stata incaricata di questi, il meccanico che ha messo le mani su questi torchi, è Tiziano Bianchini. Tiziano ha festeggiato pochi giorni fa il suo 80° compleanno, quindi mi fa piacere anche salutarlo e fargli auguri, anche se è passato qualche giorno. E Tiziano ci ha, diciamo, lasciato l'anno scorso dicendo: beh, forse sono... mi merito un po' di riposo e cerco di stare a casa. Comunque Tiziano per fortuna passa spesso a trovarci e se abbiamo problemi sicuramente non si tira indietro per darci una mano a sistemare queste macchine.
Bene, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Scusate un po' la, come posso dire, l'artigianalità di questa trasmissione, perché stiamo proprio parlando in diretta e spontaneamente. Cerchiamo di tenere quindi accesa quella fiamma di interesse verso i materiali della tipografia, anche perché, ripeto, esiste Tipoteca, ma esiste nel mondo milioni di caratteri, milioni di persone che usano caratteri, e quindi abbiamo molto a cuore che ci sia questa consapevolezza, questa percezione che usare bene un carattere è importante ai fini di comunicare bene. Quindi vi do appuntamento alla nostra prossima puntata con un prossimo mese, sempre con Vieni in Tipoteca. Se qualcuno di voi è interessato, potete seguire le nostre attività sulle nostre pagine Instagram, sulla nostra pagina Facebook e anche sulla nostra pagina del sito tipoteca.it. Noi per il momento ci diamo appuntamento online, sappiamo che non sarà presto che cambieranno le cose e nemmeno immediata, però ci auguriamo anche che forse, chi lo sa, entro l'estate ci si potrà anche rivedere di persona. Un saluto a tutti e buona prosecuzione.